Eccoci qui, cari amici, da un bel po' di tempo, penso almeno 2-3 settimane piene, e magari non ci si vede sul mio canale. Intanto ringrazio l'iscritto numero 61 al mio canale, che io, insomma, come si dice, meglio complimentare sempre chi si aggiunge ai famosi affezionados del mio canale. Beh, cosa possiamo dire? Innanzitutto volevo aprire il video parlando del famoso corso di cui vi ho parlato in più occasioni, della patente europea del computer. L'ho portato al termine, ben 3 certificazioni riconosciute, cioè la base, i primi 4 moduli, full standard tutti e 7 moduli, e Light Security, il penultimo modulo, che chi ha fatto la Full ECDL sa che comunque viene riconosciuto a priori già una certificazione. Ovviamente documenti che vanno tenuti in originale in cartaceo, in prospettiva poi di appunto un incarico come collaboratore scolastico, ma vedremo anche perché. Una volta poi che ho finito il corso, non molto distante, infatti già in fase di inizio, un corso preparatorio per una struttura del baretto giù all'ospedaletto, corso preparatorio appunto per le basi teoria ma anche pratica, per poi affrontarsi e approcciarsi al baretto, visto che insomma, sarò uno dei protagonisti appunto all'interno del baretto. Detto questo, veniamo un po' appunto a parlare di sport. Ovviamente non possiamo che aprire la pagina con gli europei, come anche vedete dall'immagine di video copertina. Qui ho davanti a me anche l'elenco delle partite, che degli ottavi di finale, che saranno questi. Si incomincerà praticamente domani alle 18 Galles-Danimarca, alle 21 gioca la nostra nazionale italiana contro l'Austria. Mi raccomando, cari ragazzi della squadra, mai sottovalutare l'avversario, soprattutto che siamo giunti agli ottavi di finale, indipendentemente che poi ci toccherà il Belgio o il Portogallo. Però ovviamente sta di fatto che, diciamo, il cammino per ora è stato secco e netto: 9 punti, 3 vittorie su 3, 7 gol fatti, 0 subiti, ma adesso sappiamo inizia tutto un altro europeo, tutta un'altra competizione. Domenica 27 giugno, ore 18, Olanda, Repubblica Ceca, ore 21, Belgio, Portogallo. Quindi chi passerà, sperando noi, tra Italia e Austria sabato, conosceremo la nostra avversaria domenica sera, poco prima delle 23, o chissà che non vadano oltre, tra Belgio e Portogallo. Il 28 alle 18 Croazia-Spagna, alle 21 Francia-Svizzera, il 29 gli ultimi due ottavi, Inghilterra-Germania-Svezia-Ucraina. Con qui leggo dalla fonte quarti di finale tra il 2 e il 3, semifinali 6 e 7, finale l'11 luglio alle 21. E qui appunto, come stavo dicendo, se noi passiamo contro l'Austria, becchiamo una tra Belgio e Portogallo, la Francia, se dovesse passare, affronterebbe la vincente di Croazia-Spagna, quindi diciamo che se la nostra Italia arriverebbe sino alla semifinale, e poi bisognerà capire se sarà l'incrocio Francia-Spagna chi passerà delle due, ma non portiamoci tanto avanti.
dall'altro lato del tabellone Svezia-Ucraina, Inghilterra-Germania, Olanda-Repubblica Ceca, Galles-Danimarca. Ovviamente la nota gioiosa di questo europeo, sappiamo tutti, è il ritorno del pubblico negli stadi, anche se con questa variante Delta è un po' l'aumento dei contagi in terra londinese, giustamente si è rimasti un po' appresi dal farla sì o farla no la Final Four. Mario Draghi, per esempio, ha suggerito, diciamo, il nostro stadio olimpico, ma vedremo. Questo è quindi l'europeo. Poi volevo fare una parentesi anche, per esempio, per quanto riguarda il tennis, anno 2021 che ci sta dando delle soddisfazioni per quanto riguarda il lato maschile, però insomma anche quello femminile cerca di tenersi bene in regola. Sappiamo che comunque a livello giovanile in tutta Italia si lavora per sfornare nuovi giovani, e proprio qui a Trani abbiamo una ragazza, credo 11-12 anni, che praticamente meno sentiva, e letto anche, ha vinto prima un trofeo in doppio, poi uno in singola d'età miste, ovviamente al femminile. Che altro aggiunge? Per quanto riguarda, sapete un po' la mia piacevolezza per quanto riguarda la WWE. Ritorneranno a partire, se non erro, dal 16 luglio, quindi dalla puntata che sarà di SmackDown con il pubblico dal vivo nelle arene, finalmente, anche perché, aprendo leggermente la finestra sull'NBA che ora si sta preparando, siamo già in periodo di Finals East Western Conference. I palazzetti si stanno gremendo di gente, ovviamente non bisogna abbassare la guardia, nonostante, diciamo, i vaccini che si stanno continuando a fare. Io, per esempio, la mia prima dose sarà al 20 luglio, al famoso palazzo detto Pala Salute. Intanto abbiamo avuto la prima delle due festività solenni di San Nicola il Pellegrino qui a Trani. Io, diciamo, ne ho un po' reso onore, ovviamente andando alla cattedrale, in un giro al polo museale, dove c'era la macchina da scrivere con la bandiera italiana Olivetti, lettera 22. Poi trovate, ve lo dico, una cosa realizzata da Lino Albanese, con diversi anni di lavoro alle spalle, un bel film di animazione tridimensionale su San Nicolò Pellegrino chiamato Kyrie Eleison. Lo trovate anche sul suo canale YouTube, ma basta scrivere appunto sul motore di ricerca video YouTube Lino Albanese, Kyrie Eleison, lo trovate in due parti. Ovviamente poi con il momento massimo di questo film di animazione alla fine, dove appunto Nicola, che non parte già da santo ma lo diventa nel corso del tempo, sta lì per lasciare volare lassù. E una signora ipovedente gli tocca il mandello e riacquista la vista, quindi insomma penso che un po' tutti su questa scena ci emozioniamo. Infatti ogni volta che vedo il film di animazione di San Nicola Pellegrino mi emoziono. Quindi sono quasi sui 10 minuti, non mi voglio dilungare di più. Che dire, piano piano si sta ripartendo, speriamo chissà di vedere qualche partita pure qui a Trani, visto che io sono appunto cittadino tranese, pallavolo, basket, come anche vi raccontavo che avevo ricominciato a fare
basket normodotati e non. Ovviamente sto recuperando un po' di discorsi lasciati un po' appesi, tra virgolette, nel periodo di studio del corso, che però sono soddisfatto. Un percorso di studio più o meno di 6-7 mesi. Ringrazio il mio amico che mi ha aiutato. Quindi, che dire, cari amici, noi ci vediamo alla prossima, quando magari ci sono novità, vediamo proprio per questa Italia, che chissà, speriamo arrivi il più lontano possibile all'europeo. A me non mi resta che salutarvi, darvi buon fine settimana, buon pranzo e ovviamente cerchiamo, no perché faccio, cioè oltre perché faccio parte delle gambine, ma perché è giusto così, cerchiamo di essere corretti e coerenti con noi stessi e con gli altri e soprattutto di avere cura e della nostra città e di ciò che circonda la nostra città, perché per esempio gli ultimi avvenimenti hanno un po' deturpato un po' l'immagine della nostra città. Certo, alla fine magari qualche stupidetto c'è sempre, però va bene, io vi ringrazio, quindi che dire, forza Italia, mi raccomando, non bevete troppa birra, se no vedersi che non riuscite a vedere tutta la partita domani sera. Bene, alla prossima per nuovi aggiornamenti, speriamo in bene appunto per l'Azzurri, ciao!